Piazza San Pietro e siamo a Bellano. Benvenuti in Val di Mello. Finalmente sole! Oggi siamo venuti ad Abbadia Lariana. Abbiamo un piccolissimo problema, che con tutta la pioggia che è venuta giù in questi giorni, l'acqua è altissima. Oggi una bella giornata di sole e siamo a Bellano. Bellano è in assoluto uno dei posti che preferisco sul lago di Lecco, ci veniamo spesso l'estate perché è veramente un posto suggestivo. Poi c'è questa piattaforma poco lontano dalla riva dove si possono fare i tuffi e i ragazzi ogni volta si divertono come dei matti, ma la cosa che mi piace di più è che quando vengo qui mi sembra veramente di essere al mare. E così la nostra giornata a Bellano si conclude. Ora la domanda è: quali saranno le prossime tappe delle nostre vacanze? Quest'anno abbiamo deciso di non andare in vacanza perché stiamo risparmiando per cambiare casa, ma dato che è il mio 40esimo compleanno, era un po' che avevo il pallino di andare a visitare una città italiana, abbiamo deciso di fare un paio di giorni. Valigie quasi pronte, ragazzi, pronti per la partenza? Guarda qua. The stars come to shine when it's dark from so far away. Show us where we are. Ma il viaggio non è iniziato nel migliore dei modi. Abbiamo trovato coda, traffico, un incidente. C'è veramente un sacco di gente, non avrei mai pensato. Ho voluto partire il lunedì proprio per questo e invece c'è un bordello. Adesso cappuccino e brioche, autogrill imballato di gente. Vedremo un po' cosa ci aspetta nel secondo tratto di strada. Piccolo salto temporale, siamo arrivati all'appartamento. Non vi dico, ragazzi, abbiamo messo quasi 9 ore per arrivare, è stato un inferno, caldo, e poi siamo arrivati e c'è stato un piccolo disguido con l'appartamento, nel senso che risultava prenotato per 2 invece che per 5. Quindi poi comunque la ragazza molto gentile, anche il padrone di casa gentilissimo, abbiamo risolto la questione. Però diciamo che come inizio questa vacanza è stata un po' turbolenta. Adesso ci siamo fatti una doccia, mangiamo un panino al volo e vediamo di andare a visitare qualcosa qui vicino. Eccoci qua, famiglia Marchione in assetto, sì, assetto da turisti, assetto da turisti. Ora, quello che non vi ho detto, l'altro problema che abbiamo, perché noi partiamo sempre un po' all'avventura, è che non siamo muniti di Green Pass, o perlomeno, vabbè, io ci sono vaccinato, Steph no, perché la prima dose la farà tra qualche giorno, e Alissa, perché Alissa ha 13 anni e quindi non sappiamo che cosa riusciremo a visitare e cosa non riusciremo a visitare. Lo scopriremo strada facendo. Mesdames et messieurs, et voilà Piazza San Pietro. Potropoli! Potropoli! Venetian blinds, out of reach for the city lights. E mia moglie che sta mandando i video a suo fratello in Francia. Voilà, voilà, nous sommes arrivés. Alors,
Ça, c'est la grande place. Ça rend pas forcément. Bah, aujourd'hui, c'est très chaud. C'est très. Voilà, il y a beaucoup de nuages, mais bon, il fait lourd, quoi. Voilà. What I thought was gone, sitting in my pumpkin and playing. Ed ecco qua il centro del colonnato, perché Piazza San Pietro è ellittica, quindi se ti metti in quel punto lì, dato che le colonne sono a file di tre, mettendoti in quel punto invece le vedi tutte perfettamente una dietro l'altra, quindi come se fosse una colonna unica. Poi ci siamo spostati a vedere Castel Sant'Angelo. Roma, la città eterna. Ora capisco perché la chiamano così. Camminare per le sue strade è stato emozionante. Ovunque mi giravo c'era un pezzo di storia ed in quei momenti ho percepito la grandezza dei nostri antenati. Prima mezza giornata, famiglia Marchione abbastanza distrutta anche ovviamente per il viaggio, ma teniamo duro. Che schifo, rifaccio. Giorno numero 2, siamo partiti di buon'ora, 8 del mattino, andremo a visitare come primo punto il Colosseo, ma la vera domanda di questa visita è: quanti passi faremo in questi 3 giorni? Scrivetemelo nei commenti, provate a indovinare. Vi anticipo soltanto che ieri ne abbiamo fatti 12.000. Ed eccoci arrivati al Colosseo, ragazzi. Vi dico la verità, ieri Piazza San Pietro mi ha emozionato di più. Il Colosseo me lo immaginavo proprio diverso e ma sono rimasto un pochettino deluso. Tu, Steph? Cosa? Colosseo, cosa dici? Anch'io sono rimasto un po' così. Pensavo è più bello in foto. E adesso andiamo a visitare Piazza del Campidoglio, che è proprio là. Ragazzi, questa è davvero imponente. Ecco a voi Piazza del Campidoglio. Qui, ragazzi, siamo rimasti fregati perché per entrare ci vuole il Green Pass. E alla fine siamo entrati io e Lorenzo e andiamo a visitare dentro, così vi facciamo vedere la Piazza del Campidoglio, perché è veramente stupenda. Soltanto a vederla così veramente mi lascia a bocca aperta. Questa statua è enorme, non so se si capisce così, ma è veramente enorme. In the sound of your heart, we tend to fall together, fall in love and still in the end we'll... E io e Lori abbiamo preso il biglietto per l'ascensore panoramico. Si sale. It takes time to get it right. Sleepless days and nights. Ragazzi, qui siamo sul tetto del mondo, si vede tutta la città, è spettacolare. Adesso facciamo un giro. Ragazzi, non ho parole, è una meraviglia veramente. Mai vista una cosa del genere. Allora, costo dell'esperienza 12 euro per gli adulti. Vabbè, Lori non ha pagato, ma li vale tutti. When it's good it's great, so we can see we're fading away. So it's hopeless that we stay close.
life that we chose. Poi siamo passati per questa chiesa meravigliosa e abbiamo fatto un giro. Non mi chiedete il nome perché non me lo ricordo. Per poi arrivare alla Fontana di Trevi, un altro monumento che mi ha lasciato letteralmente a bocca aperta. La sua bellezza e la sua imponenza mi hanno toccato il cuore. La sera abbiamo cenato al ristorante per assaggiare i piatti tipici di Roma. È stata una sorta di festeggiamento per i miei 40 anni. Una bella cacio e pepe per me e una carbonara per i ragazzi che non vedevano l'ora di assaggiare. Abbiamo lasciato l'appartamento e adesso andiamo a farci una giornata al mare prima di partire. Vediamo com'è questo famoso Lido di Ostia. Secondo voi com'è? Bello. Dai, bello. Bello? Dai. Bello? Sì. Dai. Bello. Ed eccoci arrivati al Lido di Ostia. Abbiamo trovato una spiaggia libera. L'unica pecca, l'unico problema è il tempo. Quindi niente, ci fermiamo e vediamo un po', sperando che il tempo migliori. E poi per finire la giornata in bellezza ho preso fuoco un cassonetto proprio sulla strada qui del lungomare. Roma mi è davvero rimasta nel cuore. Da questo viaggio ho capito che voglio spendere i miei soldi in esperienze anziché in cose. E con questo bellissimo tramonto torniamo a casa. Ed eccoci arrivati in Val di Mello. Abbiamo parcheggiato la macchina in questo parcheggio sterrato dopo un po' di tornanti e adesso dobbiamo farcela a piedi, ma ragazzi, qui il panorama, già vederlo così, è mozzafiato, quindi mi aspetto dei luoghi incantevoli. E ragazzi, adesso si parte con il trekking. Signore e signori, benvenuti in Val di Mello. They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act. Ragazzi, avevo visto le foto, bello, ma non me l'aspettavo così bello. È una cosa favolosa. Avete visto il colore dell'acqua com'è? Blu, azzurro in alcuni punti. È una cosa veramente spettacolare. Abbiamo dei luoghi in Italia e in Lombardia che sono la fine del mondo. Per non parlare poi del verde che c'è, i colori della natura, gli alberi. Ragazzi, è un'emozione davvero impagabile. Posto super consigliato. Va bene anche per i bambini, c'è un po' da camminare, ma non è una cosa esagerata. Guardate qua. Allora, andando in alto poi troviamo due rifugi se ci si vuole fermare a mangiare, bere qualcosa, mangiare un gelato, e poi c'è questa specie di villaggetto con delle casette veramente alla Heidi. Secondo me sono delle case vacanze, sono veramente carine, ce n'è una anche in vendita. Al ritorno ci siamo fermati a pucciare un po' i piedi nell'acqua che era congelata. Lori, testone, si è voluto tuffare ed ecco il risultato. Hey, yeah, I am your horse, 'cause I want you and I wanted you to know.
Queste sono state le nostre vacanze del 2021. Ci tenevo a raccontarvele con un vlog. Ora, forse ti starai chiedendo quanti passi abbiamo fatto a Roma, vero? Beh, in quei due giorni abbiamo fatto ben 38.102 passi. Per questo vlog abbiamo finito, lascia un like e noi ci vediamo al prossimo video.